Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e bituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamando lo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale@tin.it. Buongiorno da Franco Pitaniello dallo Stadio Canada di Cervinara. Siamo per andare a collegarci e soprattutto andare a vedere la prima gara degli ottavi di Coppa Italia Nazionale Dilettanti. Ad affrontarsi saranno il Cervinara e il Grumentum Valdagri, due squadre che sono inserite insieme al Casarano nel girone a tre di Coppa Italia che preclude ai quarti di finale. Iniziata prima incursione del Cervinara, Ricci conquista la palla a centrocampo, cerca Fusco, D'Andrea, Befi, va al tiro, D'Andrea, palla che sorvola la traversa, primo pericolo dopo 19 secondi, palla di Conti sulla corsia di destra dove c'è Furno, palla che viene messa a terra, scodella al centro, primo palo, Befi va al tiro, rimballato ancora Cervinara, riparte però la squadra del Valdagri, per poco il Cervinara non subisce di rimessa, tutto pronto, batte Ricci, primo palo, Siani, Befi al tiro, certamente uno tra i due, tra Russolillo e Petrone, saranno della gara. Finisce il primo tempo dopo 45 minuti, 58 secondi, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Palla sulla corsia di destra, De Maio, la scodella al centro, stacca Simone Cioffi. Palla rintuzzata in calcio d'angolo. Non si fermano gli ultra del Cervinara, incidono i loro beniamini. Gioco fermo. Non aveva sentito il giocatore il fischio dell'arbitro. Taddeo. Petrone. Rete! Segna il Cervinara con Petrone! La sblocca lui! Rete per il Cervinara! La sblocca Petrone! Precisamente al minuto 36! Russolillo! Angolo, anzi no, fallo di fondo, palla lunga, Mastroberti, in scivolata, Krivka in fallo laterale, finisce così il Cervinara al 48esimo, 43 secondi, la gara si spegne sull'1-0, Cervinara batte Grumentum 1-0, giocherà il 13 di marzo in casa del Casarano.